In questa giornata luttuosa per il territorio del Nord Barese, anche la comunità diocesana ha espresso il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di questa mattina, che conta più di 20 morti e un numero importante di feriti. Una tragedia incredibile, e il vescovo Sua Eccellenza Monsignor Mansi, già a nome della Chiesa diocesana, ha espresso attraverso un comunicato stampa la solidarietà di tutta la Chiesa alle vittime e ai familiari. Alcuni sacerdoti in questo momento sono anche presenti al Palazzetto dello Sport per affiancare un gruppo di psicologi e offrire pertanto il proprio sostegno, in modo particolare ai familiari. Un sostegno che davvero vogliamo, ecco, come Chiesa diocesana, manifestare in maniera forte e presente.